Io ho cominciato a fare il sindaco, mi sono insediato nella seconda metà di ottobre. Voi avete cominciato a lavorare dal 1° dicembre, quindi praticamente abbiamo cominciato insieme, quindi questo percorso lo faremo insieme. Nella sala dei baroni del Maschio Angioino, una rappresentanza dei 285 nuovi assunti al Comune di Napoli ha ricevuto il saluto del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ho visto che andiamo oltre 250 assunti al Comune di Napoli, credo sia una bella boccata di energia, di respiro per l'amministrazione di Napoli. C'è anche qui, come è capitato per la Regione e per tanti altri comuni, una grande prevalenza di figure amministrative. Abbiamo ancora un deficit di figure tecniche, ce ne mancano tanti, di informatici, di ingegneri, geologi, e faremo un'altra tornata di concorsi come Regione Campania. Continueremo a dare una mano, a insistere per completare le piante organiche e dare risposte alle diverse direzioni. In primo luogo un augurio di un buon lavoro e quindi di poter dare, come noi ci aspettiamo, un grande contributo all'amministrazione della nostra città, di cui la nostra città ha molto bisogno. E poi colgo anche questo momento per fare insieme a voi una riflessione su quanto oggi sia importante. Proprio per dare una prospettiva alla nostra città, alla nostra comunità, il ruolo della pubblica amministrazione. Mai come in questo momento noi viviamo un momento di grande trasformazione e di grande cambiamento. Questo cambiamento ci porta a dover affrontare una grande complessità, a dover riorganizzare e riformare la pubblica amministrazione. I servizi che noi dobbiamo erogare per i nostri cittadini sono servizi sempre più articolati, i bisogni di una grande città come Napoli, con tutti i suoi, le sue luci, ma anche le sue ombre, i momenti chiaramente di grande prospettiva, ma anche le difficoltà della quotidianità, richiedono nuove competenze, un nuovo modello organizzativo. I giovani lavoratori in servizio dal 1° dicembre sono stati selezionati con un corso concorso RIPAM e vanno a coprire una parte delle carenze di organico dell'amministrazione comunale. Qua bisogna lavorare, quindi devo dire che il personale che sono stati assunti come vigili urbani già dal 2 sono in campo perché controllano i decumani, quindi già loro stanno insieme agli altri, già stanno proprio sul territorio per lavorare anche sul controllo del dispositivo dei decumani e quindi controllo anche delle disposizioni Covid. La cosa più importante che potete portare voi è l'entusiasmo, la freschezza, ma anche la creatività, cioè quando siete di fronte a un percorso amministrativo che è appesantito, se riuscite ad inventare una procedura nuova, semplificata, bene, portatela alla luce, presentatevi, fatevi conoscere, fatevi valorizzare. Buon lavoro a tutti, buon Natale e soprattutto questa è una grande sfida che faremo tutti quanti insieme. Io faccio molto affidamento su di voi. Grazie e forza.